E ciao ragazzuoli, benvenuti o ben ritornati qui nel mio canale. Io sono Rick, rieccoci qui con The Order 1886. Dobbiamo andare a trovare i sabotatori della nave, quindi sabotatori ribelli. I ribelli invieranno qualcuno in escalation. Lui torna indietro a cercarmi. È fuggita con un complice per attuare un piano d'emergenza. Deve essere questo. Concordo, dobbiamo muoverci. Andiamo, Percival, dai. Guardiamo un po' qui. Che cos'è questo? Guardiamo tutto. Tanto. Io resto qui. Vedi se riesci ad entrare nell'armeria. Che strano, eh? Vai avanti tu. Tutti i nobili evacuati. Ripeto, tutti i nobili evacuati. Il personale della compagnia si presenti alle scialuppe rimaste. Servitù e maestranze restino ai loro posti. Ok. I ratti della compagnia fuggono dalla nave che affonda. Oh, eccoci qui con uno dei miei giochetti preferiti. Ok, ho messo un po' di più perché sono sempre più difficili, ma è molto molto simpatica questa cosa. Adesso andavano a due velocità differenti, la destra e la sinistra. Prendi quello che ti serve e proseguiamo. Ok. Beh, guarda, io prendo questo, ti dirò. Vediamo qui. Il quartiermastro ha riempito la nave abbastanza da rifornire un esercito. La guardia della compagnia non è famosa per il suo tatto. Perché concedere alla compagnia il diritto di allestire una sua armata? Prendiamo una granatuzza, anche qui. Munizioni, come se non ci fosse un domani, giusto? Ma mi sa che io mi prendo questo? Eh sì. O questo, vediamo. No, è meglio il falchion. Ok. Andiamo. Più avanti potrebbero esserci ribelli, attenzione. Ok. No dai, è stato gentile, non mi ha mandato avanti prima allo sbaraglio, mi ha solo fatto prendere un po' di munizioni e scegliere le armi, quindi... Tu vai alla porta, ti copro io. Quindi, bravo Percival. Mi piace così. Tutto per uccidere un solo uomo. I ribelli diventano sempre più sconsiderati. È la loro natura. Ma qualcosa non quadra. Questo è troppo anche per loro. Forse hai ragione, ma dobbiamo fermarli prima che la situazione precipiti. Altra granatuzza che noi prendiamo con molta accuratezza. Che non so se si possa dire, però. Con molto piacere, sicuramente. Porca miseria. Non mi piace. Vi preghiamo di restare calmi. Sì, certo. No, assolutamente. Ma partono cose. Se lo dici tu. Al mio segnale. Avvisiamo gli altri. Cos'è che vuoi? Qua c'è qualcosa. No, vabbè. Devo ricaricare. Un tre canne sul lato opposto. Obiettivo a terra. Oh, porca miseria. Eh sì. Bella questa parte in cui volano. Eh sì. Decisamente piatti da una parte all'altra, dicevo. No, che non sto lontano da te, anzi, vengo a cercare. Mamma mia, sei morto male. Dobbiamo trovare il secondo dispositivo. No, ragazzi, io mi prendo le munizioni, scusate, ma c'erano munizioni e me le prendo tutte. Scusate.
Ah no, non si possono, ok, niente, fail, come al solito, strano, eh? Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, Percival, non farmi perdere tempo. Bellissima sta parte. Ok. Nemico a terra. Ma quanto. Andate all'inferno. Sala libera, non perdiamo di vista l'obiettivo. Sì, ma le munizioni del mio Falchion non. Deve essere passato di là. Non sono infinite, quindi. Ci sono! Ecco, Grayson, ci passi! Credo di sì. Attento! Eccolo là, ovviamente. C'è mancato poco, amico mio. Davvero troppo poco. Lascia perdere. Deve esserci un altro modo. Non c'è tempo. Vai senza di me. Troverò un modo per passare e non perdere l'obiettivo. Vabbè. Era troppo bello per essere vero. Diamo un'occhiata a tutto, ragazzi, come al solito. Quindi. Anche questa foto con due cuochi. Buon voyage. Sì, sì, infatti, sì, si vede. Gala, resta sull'obiettivo. Sì, ho capito. Non c'è bisogno che continui a dirmelo, Percival. Spreco troppe munizioni. Lafayette, che succede? I danni dell'esplosione si stanno aggravando. Per quanto puoi tenere la nave? Non molto, monsieur. Perdiamo uomini. Fai il possibile, Marchese. Ci basta 4 minuti. Ricevuto. Muori, cavaliere. Oh, porca mia. Porca miseria. No, no. No. Ma no. E questo come si fa? Ma porca miseria. E rifacciamolo, dai. Che i danni dell'esplosione si stanno aggravando. Per quanto puoi tenere la nave? Non molto, monsieur. Ti copro io. Devi crescere. Fai il possibile, Marchese. Ci basta qualche minuto. No! Diavolo, è qui! Ma no, ma dai, ma. Ma non ci posso credere. Ma no, ma dai. Cioè, mi è venuto. Mi è corso incontro sparandomi questo addirittura, cioè. Ma come si fa? Fuori uno. Lafayette, che succede? I danni dell'esplosione si stanno aggravando. Fuori due. Quanto puoi tenere la nave? Non fuori molto, tre. Monsieur. Fai il possibile, Marchese. Ci basta qualche minuto. Ricevuto. Aia. Dov'è? Questo è un po' un trial and error. No? Fuori, cavaliere! No?
Ma no, no. No, non voglio morire. Merda. Porca miseria. Percival, c'erano dei ribelli nelle cabine. Li ho eliminati, continuo a cercare. Ah, questo è la tosto, eh. Procedo verso la pompa della nave, poi ripiego verso di te. Dammi munizioni. No, niente, per il falcio non c'è assolutamente niente. Vediamo un po' qui che c'è, niente. Nemmeno qui. Niente, questo mi impedisce di entrare. Qui? Scusate ragazzi, ma come al solito, ma scusate un secondo, non riesco a capire se si debba andare su o giù. Vediamo. Ti faccio, ah no, era per forza giù, quindi ok, vediamo di qua, ma sarà la stessa cosa. Ok, sì, vabbè, come al solito vado dalla parte giusta, poi mi ripenso perché non sono sicuro e invece mi accorgo che stavo facendo la cosa giusta, quindi con perdita di tempo annessa. Vabbè, tanto è Galad che corre finché è lui. Lafayette, abbiamo perso troppe celle di gas, la nave è fuori controllo. Ma non vuole andarsene, è testardo quasi quanto te. Io ho paura che se ne esca ancora un altro con qui quel fucilozzo devastante di prima, con Galahad con la teglia in testa. Non sparare, non c'è tempo. Percival, dobbiamo fermarlo. Fidati di me, Grayson. Ascolta me, amico, resta giù. Non sapete con chi avete a che fare. Non siamo noi nemico. Allora dimostralo. Ferma questa follia. No, non fino a quando la compagnia potrà agire indisturbata. Non lo faranno, posso assicurartelo. È troppo tardi. Sebastian, amico mio, non sei costretto a farlo. Porca miseria, che botta. Mamma mia, che botte. Qui iniziano a farsi un po' serie le cose, un po' complicate. La storia inizia a farsi ancora più complicata. Galad, rispondi. Grace, Sebastian, rispondete. Vi prego. Dai, beviamo un po' di sidero. Nell'ora più buia, capitolo 6. Ok ragazzuoli, io direi che possiamo finire qui per oggi. È un po' meno del solito, ma comunque a questo punto ripartiamo direttamente con il nuovo capitolo la prossima volta. Vi ringrazio come sempre per aver seguito il video, mettete un mi piace se l'avete gradito, mettete un commento, lasciate un commento come al solito per dirmi la vostra, mettete un mi piace anche alla pagina di Facebook che trovate in descrizione. Noi come sempre ci vediamo a un prossimo video, ciao ragazzuoli!